Ciao a tutti, io sono Paolo e quest'oggi partiamo con un nuovo format, l'ABC delle scarpe. L'idea è di raccontarvi tutte quelle informazioni che vi permettono poi di meglio seguire le nostre recensioni sulle scarpe, oltre che di fare acquisti più consapevoli delle prossime calzature che userete per i vostri allenamenti. Parlando di scarpe però, la domanda è quanto durano? E oggi vi spiego quanto durano, quanto dovrebbero durare le scarpe. Innanzitutto a questa domanda non c'è una risposta, perché sono numerosi gli elementi che vanno a concorrere alla durata di una calzatura. Se prendiamo una scarpa racing, quelle che ai tempi erano definite come categoria A1, adesso sono le scarpe super leggere, destinate per l'appunto alla pura prestazione, beh, queste scarpe sono quelle che tipicamente costano di più e che durano di meno. Difficile arrivare oltre i 200, nel senso che le scarpe poi si spingono oltre, ma cala il loro rendimento e quindi non vanno più bene per fare la pura prestazione. Una scarpa da lento molto protettiva durerà probabilmente molto e molto di più. Quando facciamo le recensioni delle scarpe, a volte prevediamo che una scarpa possa durare 800 km. Questo con un podista medio che ha un utilizzo tipico. Perché non solo la durata cambia in funzione delle scarpe, ma anche in funzione di chi siete voi. Detta in modo molto semplice, più siete leggeri, più presumibilmente le scarpe vi dureranno. Perché a ogni impatto per terra, il vostro peso genera una forza sulle calzature, più siete leggeri, più questa forza di impatto è ovviamente ridotta. In secondo luogo, c'è da tenere anche conto che dipende da quanto velocemente correte. E qui c'è un po' un paradosso. È strano pensarlo, ma un atleta che corre più lentamente ha un tempo di appoggio superiore per ogni falcata rispetto a un atleta più veloce. Detto in altro modo, il piede sta a terra più tempo rispetto a un atleta veloce. Di conseguenza c'è una maggiore incidenza di ogni singolo impatto e questo può far pensare che le scarpe durino un pochettino di meno. In realtà è molto più legato al peso più che alla singola velocità, però dobbiamo tener conto anche di questo aspetto. Cosa attendersi quindi come durata? Beh, è difficile generalizzare, però possiamo dire che un paio di scarpe protettive da lento avranno una durata mediamente un po' superiore rispetto a scarpe pensate per ritmi un po' più veloci, quindi le classiche scarpe da corsa svelta o che vanno bene per la corsa media piuttosto che per alcuni lavori di ripetute o fartlek o per i lavori di qualità in pista. Da ultimo le scarpe puramente racing, che infatti si utilizzano soltanto in gara perché costano tanto come detto e durano meno delle altre. Non dimentichiamoci però che l'usura di una scarpa non dipende unicamente dalla suola, ma è legato un po' a tutti i componenti. Magari avete una meccanica di corsa che vi permette di usurare le suole in un modo molto costante, ma potreste magari usurare molto prima l'intersuola, che perde di reattività e di morbidezza. Oppure ancora avere un'intersuola perfetta, una suola che va benone, ma spaccare la parte superiore della scarpa, il mesh che si buca. Può succedere e ovviamente questo magari avviene quando il resto della scarpa ha ancora buone caratteristiche di durata. Detto in altri termini, alla domanda quanto durano le scarpe è difficile rispondere. Noi con un po' di esperienza e un po' di uso cerchiamo di portarvi dei dati all'interno delle nostre recensioni e questo è uno dei motivi per cui alcune scarpe vengono portate ben oltre 400 km. Ma come consumo io le scarpe in 600 km ad esempio è diverso da come le consuma un altro atleta, magari dello stesso mio peso, per la stessa distanza. Un piccolo suggerimento, dato che non possiamo definire una data di scadenza delle scarpe in termini di chilometri, un consiglio potrebbe essere quello di stare attenti all'insorgenza di eventuali piccoli o grandi dolori alle caviglie, alle ginocchia, ai muscoli delle gambe. Questo potrebbe essere un segnale del fatto che la nostra scarpa è un po' arrivata a fine vita. Come possiamo capirlo con certezza? Molto semplicemente utilizzando un altro paio di scarpe nuove. Se dopo 2-3 uscite con le scarpe nuove i dolori scompaiono o non si manifestano più, beh, probabilmente a crearci questo fastidio, questa difficoltà, era la scarpa oramai arrivata a fine vita. È tutto quindi, cambiate le scarpe quando è necessario, a meno che non siate dei patiti di scarpe, quindi comprate tutte quelle che volete. Buone corse!